Buongiorno cari amici, oggi condividerò con voi il commento fatto dal pastore David Ferraro che come sapete vive negli Stati Uniti e vi leggerò il suo commento in prima persona, quindi come se lo dicesse lui. Il versetto di 2 Corinzi 13:5 dice: «Esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi». Non riconoscete voi stessi che Gesù Cristo è in voi, a meno che non siate riprovati. Prima di tutto, Paolo ci ricorda che solo noi esseri umani abbiamo la capacità di esaminare noi stessi. Crediamo che gli animali, anche più evoluti, non possano fare questo. La mia formazione professionale, sono un pastore cappellano ospedaliero, mi ha insegnato a guardare dentro di me, ad essere più cosciente di ciò che sono e di ciò che provo. Esaminare, analizzare se stessi in profondità non è facile e richiede umiltà, coraggio. Subito dopo Paolo ci chiede: «Siete nella fede?» È facile rispondere senza esitare e dire «Sì», ma siamo radicati nella fede? Costruiamo la nostra vita sulla fede? È la fede una parte vibrante, integrante del nostro essere? E poi di nuovo l'Apostolo insiste: provate voi stessi. Insomma, Paolo ci invita a fare un esame di noi stessi, ci invita a metterci in discussione e a non prendere la fede per scontata. Mi chiedo, abbiamo il coraggio di esplorare noi stessi? Di metterci alla prova, di sondare la nostra anima? Di pensare al di fuori dei soliti schemi mentali? Poi segue subito un'altra bellissima domanda. Riconoscete che Gesù Cristo è in voi? Insomma, sembra proprio che la questione sia veramente importante. E lo è. Quale conforto e quale gioia, dopo averci messo in discussione, di sentire nel cuore che Gesù dimora in noi. Certo, lavoro, famiglia, chiesa, la verità sono importanti, ma oggi la domanda è: Gesù è una realtà forte, trasformatrice, invisibile nel mio cuore? Nella mia vita? Posso dire che Cristo vive in me e che io vivo in Cristo? Paolo conosce bene la natura umana e allora subito dopo ci chiede nuovamente: siete riprovati? Con questa alternanza Paolo sembra descrivere la fragilità del nostro percorso spirituale. Spesso conosciamo un alternarsi di stati d'animo, anche spirituali. Cosa dire quindi? Che il Signore ci aiuti a esaminare in profondità noi stessi, a metterci in discussione per scoprire cosa, ma soprattutto chi vive in noi, chi è importante. Che il Signore ci ispiri a fare un onesto bilancio, un'onesta valutazione della nostra vita spirituale. Che il Signore ci aiuti ad essere e a restare forti nella fede. Che il Signore ci sostenga nei momenti bui difficili del nostro percorso. Che il Signore ci aiuti a scoprire e riconoscere ogni giorno che Gesù Cristo è in noi e che Lui è la fonte di gioie e benedizioni. Amen.